Che giovani. Darei la parola intanto al segretario per fare l'appello e quindi verificare la correttezza di questo consiglio nella sua legalità. Prego, dottoressa. Giannini Stefano, Bozza Rosario, Silvestre Matteo, Casagrande Alina, Germani Deli, Renzo Vincenzo, Lupo Salvatrice, Lanciosi Lorenzo, Panzini Renata, Mezzini Daniele, Zanasi Daniele, Baroni Margherita, Chiepa Luigi, Manfredi Fiorenza, Gidali Giovanni, Luigini Rosanna, Tantuzzi Enrico, Bandieri Giorgio, Gabbiadini Marco, Campedelli Armetto Maria, Sant'Unione Silvia, verificato numero di A. Bene, grazie. Questo è un consiglio particolare come la radice dei 150 anni dell'Unità d'Italia. Voglio ringraziare tanti presenti. Abbiamo il piacere di avere anche degli ex sindaci del comune di Castelfranco Emilia che rappresentano una presenza viva del passato di questa città. Sono presenti il sindaco Sergio Graziosi, il sindaco Paolo Testoni, il sindaco Giovanni Righi, il sindaco Pietro Di Uliani, il sindaco Enrico Marchesini, il sindaco Roberto Martini. Voglio ringraziare la presenza delle forze armate, comando dei carabinieri e della polizia penitenziaria. Voglio ringraziare le associazioni presenti, i bersaglieri, l'AMPI, gli alpini. Ringraziamento particolare anche all'Istituto Lazzaro Spallanzani, qui presente, che ha allestito anche una bella mostra nella sala della biblioteca adiacente. Quindi dopo qualcuno se vuole anche visitarlo, lo invitiamo. A questo punto cominciamo gli interventi. Primo intervento, pregherei di spostarsi. Parto chiedendo scusa all'inizio per l'emozione che probabilmente mi coglierà nel corso dell'intervento, che in parte ho scritto, in parte scaturirà dalla sensazione, dalle emozioni, no? Questo intervento che cercherò di tenere breve perché poi sono tutte le forze politiche che vanno a fare il loro intervento. Io parto ringraziando naturalmente tutti gli ex sindaci che hanno aderito, devo dire, anche con entusiasmo al nostro invito. Non c'è Fausto Galletti, che tuttavia mi ha comunicato di non essere nella possibilità di partecipare a questo consiglio per ragioni purtroppo inderogabili e che non mi consentono di essere con noi questa mattina, ma ringrazio e saluto a tutti. Ringrazio naturalmente il Presidente del Consiglio, tutto il Consiglio Comunale, la Giunta, le associazioni combattentistiche, le forze armate, la polizia penitenziaria, i carabinieri, sicuramente dimentico qualcuno. Credo una giornata importante anche per Castelfranco Emilia. Abbiamo deciso di fare oggi questa celebrazione perché il 17 con tutti i sindaci della provincia eravamo al Foro Boario e in Piazza Grande per l'alza bandiera col prefetto. Credo che sia una giornata importante perché insomma, ci sono diverse ragioni che ci portano qui, tutte importanti e tutte di unità e unificazione della nostra nazione. Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato, noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue. Articolo unico. Il re Vittorio Emanuele II assume per sé e i suoi successori il titolo di re d'Italia. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta degli atti del governo, mandando a chiunque aspetti di osservarlo e farlo osservare come legge dello Stato. Da Torino a D, 17 marzo 1861. Con queste parole, il giorno 17 marzo 61 nasceva ufficialmente l'Italia Unita. Quanto cammino era stato percorso e quanto ancora ce n'era da fare. Si pensi che in quel momento la capitale era Torino e che Roma doveva ancora essere conquistata.
La breccia di Porta Pia si aprirà solo successivamente, nel 1870, e farà sì che Roma, capolmondi, diventi la degna capitale della nostra nazione. Vi era tuttavia un popolo che, nonostante tutte le contraddizioni, le diffidenze, le dissonanze e i pregiudizi, aveva trovato una patria, una terra comune, un sentiero univoco. La grande cultura italiana, il senso di appartenenza, nato dalla storia, avevano mosso gli animi migliori di quel tempo, quegli animi che diedero vita al Risorgimento. Quanto sangue di giovani patrioti era stato versato, quante guerre erano state combattute, quante caste, quanti regni e quanti privilegi erano stati abbattuti. Tutto questo perché un popolo con una storia, con una sua identità, sentiva il diritto di riappropriarsi di una terra che facesse da contorno a radici culturali comuni. Radici che affondano sino all'epoca degli Etruschi per giungere a quella di Roma Regno, Repubblica, Impero, e che noi castelfranchesi abbiamo la possibilità di osservare tutti i giorni come lascito perenne di civiltà, quello della Emilia, sulla quale la nostra città è sorta e si è sviluppata in Emilia. Mi sovviene che alla cultura romana hanno contribuito letterati eterni, quali ad esempio il mantovano Virgilio o il comasco Plinio il Vecchio, per citarne qualcuno. Pensate che lo stesso Dante, il sommo poeta, indica in Virgilio la sua guida. Questo perché lo ritiene più grande della romanità, unica e sicura origine alla quale rivolgersi in un momento in cui l'Italia è capace e divisa in tanti comuni preoccupati a distruggersi tra loro, come in quel periodo succedeva fra Modena e Bologna. Ad un tempo preda ed è prendato dall'esercito di Cremona. Memorabili sono le sue parole: «Ai serva Italia, di dolore ostello, nave senza nocchiera in gran tempesta, non donne di provincia ma bordello». Ma anche in quei momenti bui il filo conduttore della nostra storia non si rompe ed anzi ottiene la costruzione di uno degli elementi fondamentali dell'identità nazionale, la lingua. Difatti, quando i letterati italiani, ben prima dell'unificazione, dovranno scrivere, si porranno il quesito di quale idioma utilizzare. Non vi saranno dubbi, e per esempio il Manzoni, al quale dobbiamo l'emblematica frase «Vado a risciacquare i cenci in Arno», riconoscerà pubblicamente quale lingua italiana il fiorentino parlato, che si rifaceva alla grande poesia trecentesca di Dante, Petrarca e Boccaccio. E permettetemi di menzionare a tal proposito il nostro Lullo Minizelli, già podestà di Castelfranco Emilia dal 1270 al 1274, del quale, cambiando ciò che deve essere cambiato, sono quindi l'indegno successore, il quale con la sua poesia fu tra gli ispiratori del sommo poeta. Questo per dire che ogni realtà territoriale, grande o piccola che sia, ha dato un contributo allo sviluppo della nostra patria, la quale, prima dell'unità, aveva già una storia, una cultura e una lingua. Questi elementi avevano toccato e fatto palpitare il cuore di tanti patrioti. Storicamente si tende a considerare, a buona ragione, padre della patria Cavour, Garibaldi e Vittorio Emanuele II, per non parlare di Mazzini. Bisogna però considerare che il Risorgimento italiano è stato comunque un fenomeno trascendente che ha coinvolto un intero popolo. Questo a breve linea è l'antefatto dell'Unità d'Italia, di quel momento storico che oggi celebriamo. Quanto ancora deve essere fatto, sia per completare l'unità della nazione e sia per mantenerla integra e libera dalle egemonie italiane e straniere. Non si può dimenticare quindi la Prima Guerra Mondiale, alla quale parteciparono padri, figli, fratelli, provenienti da tutta la penisola, uomini che con il loro sacrificio hanno ricondotto all'Italia Trento e Trieste. Come sottaceva il periodo della Resistenza, la lotta partigiana è emblematica del sentimento di chi non poteva pensare ad un'Italia schiava degli stranieri e della dittatura. Mi sovviene il Foscolo, che pensando alla Basilica di Santa Croce, dove sono conservati i monumenti funebri delle italiche glorie, quali per citarne qualcuno lo Lettieri, Michelangelo Buonarroti, Machiavelli e Rossini, lo indica come luogo deputato a conservare la memoria degli italiani. La citazione contenuta nei sepolcri, a egregie cose il forte animo accendono l'urna dei forti, o più demente. E bella e santa fanno la pellegrina la terra che li ricetta. Si attaglia perfettamente anche ai personaggi. Tra i lasciti del nostro illustre passato, che ho citato prima, vorrei non dimenticare una realtà più recente, che è evidente nello spirito di chi abita la nostra regione. È l'eredità delle lotte socialiste per la riacquisizione del diritto dei lavoratori a chiamarsi liberi. Lotte che dalla fine dell'Ottocento fino all'avvento del fascismo hanno permesso a generazioni di sfruttati di riappropriarsi della propria condizione di uomo. Ed è questa eredità che ha permesso ai nostri figli migliori di combattere come Davide contro Golia la follia del fascismo immolandosi sull'altare della nuova patria repubblicana nata dalla Resistenza. Quest'area la respiriamo in ogni angolo della nostra città, ricordo insignita della medaglia d'argento al merito civile. La presenza di monumenti ancora vivi e palpitanti di sangue e di grandi ideali ci devono servire ad esempio, come quello della nostra Gabriella degli Esposti, donna castelfranchese alla quale anche la sala nella quale celebriamo quest'oggi i 150 anni di Unità d'Italia è dedicato. Fulgido esempio di eroica virtù,
di sacrificio, di rigore e di dedizione per gli altri. È pertanto fondamentale porre in evidenza l'importanza della memoria storica della nostra nazione. Essa ci consente di prendere coscienza di appartenere ad un popolo che ha dato i natali a tanti illustri personaggi, distintisi in tutti i campi del sapere, dando un contributo rilevante allo sviluppo dell'intera umanità. L'elenco sarebbe infinito, e non ve lo farò. Consentitemi però di esternare tutto il mio orgoglio e la gioia di rappresentare una città che partecipa attivamente alla vita della nostra amata nazione. Il mio e il nostro dovere è e sarà di adoperarci con tutta la forza, la volontà e il cuore per preservare i valori fondanti della nostra patria affinché nessuno possa muocerli. Viva Castelfranco, Emilia, viva l'Emilia Romagna e soprattutto viva l'Italia Unita. Grazie. Siamo pronti alla morte, l'Italia abbiamo, fingiamo ciò.